Avanti. Accomodati, Federico. Allora Federico, come stai oggi? Come hai trascorso questa settimana? Sto meglio, mi sento, non so come descriverlo, sento tante cose, mi sento come se stessi facendo dei progressi, come se potessi per la prima volta forse finalmente fare e non solo subire. È successo qualcosa con Silvia? Penso di aver capito che lei fa di tutto per, come dici sempre tu, manipolare. Ieri abbiamo litigato e lei ha iniziato ad offendermi, ma io non ci ho più visto e le ho risposto. E come ti sei sentito dopo averle risposto? Ho pensato a lungo a quello che ci siamo detti l'ultima volta e ho deciso che posso lasciare Silvia. È una decisione importante, hai già pensato a come affrontarla? Beh, Non so ancora tu come lasceresti qualcuno. io chiamerei questa persona e le spiegherei quali sono, secondo me, le cose che non stanno andando. Le parole con Silvia però sono inutili, forse dovrei andarmene e basta. Senza dire niente. Non saprei cosa dire. Beh, facciamo che io sono Silvia. Tu stai andando alla porta, io sono là davanti e ti dico cosa stai facendo. Tu cosa le diresti? Sono stanco perché non ci sei stata quando avevo più bisogno. Non mi hai aiutato quando dovevi. Mi hai solo buttato più giù. Sono stanco di come mi fai sentire. E come ti faccio sentire? Lo sai come? No, prova a dirlo. Non mi piacciono molto le simulazioni, lo sai? Non è vero, l'hai fatta pure bene, quindi dimmi come ti stai sentendo adesso. Mi sento come se avessi l'energia di fare quello che avrei dovuto fare da tanto tempo. E cosa succede dopo che hai varcato quella soglia di casa? Avanti. Ciao Federico, accomodati. Allora, come stai oggi? Com'è andata questa ultima settimana? Sto meglio, mi sento, non so come descriverlo, sento tante cose, come se potessi per la prima volta, forse finalmente, fare e non subire. È successo qualcosa con Silvia? Penso di aver capito che lei fa di tutto per, come dici sempre tu, manipolare. Ieri abbiamo litigato e lei ha iniziato a offendermi, ma io non ci ho più visto e le ho risposto. Hai voglia di raccontarmi un po' la dinamica della discussione? So solo che lei voleva uscire e a me non andava, quindi si è arrabbiata. Ho Tu le hai risposto, perché? sentito in me una forza che non avevo mai avuto. Come se non avessi più paura delle conseguenze. Come se avessi capito che non c'era più niente da perdere. Lei mi ha reso invisibile ed è stata colpa mia. Le ho permesso io di annullarmi. Prova a descrivermi l'invisibilità, come ti senti. Una persona sola che non ha identità. Che è qui, ma è come se non ci fosse, che si guarda allo specchio ma non si riconosce, che dovrebbe rinascere per essere qualcuno. Tu non sei invisibile, tu non sei mai stato invisibile. Tu sei visibile agli occhi suoi. L'unico modo per non sentirmi più così è lasciare Silvia. E ho deciso, oggi me ne vado di casa. Senza di lei posso ricominciare a vivere, a sentire, a essere. E cosa succederà dopo che hai varcato quella soglia di casa? Avanti. Ciao Federico, accomodati. Allora Federico, come stai oggi? Com'è andata quest'ultima settimana? Sto meglio.
Mi sento, non so come descriverlo, sento tante cose, come se stessi facendo dei progressi, come se potessi per la prima volta, forse finalmente, fare e non solo subire. È successo qualcosa con Silvia? Penso di aver capito che lei fa di tutto per, come dici sempre tu, manipolare. Ieri abbiamo litigato e lei ha iniziato ad offendermi, ma io non ci ho più visto e le ho risposto. È la prima volta che usi questo termine manipolare. Quando sei arrivato qua, nemmeno pensavi che la vostra relazione fosse problematica. Mi chiedevo, visto che sto facendo dei passi avanti, se potessi rivedere il mio diario. Avevamo detto che una volta che fossi stato meglio avrei potuto riaverlo. Sì, è vero, però credo che tu sia ancora un po' fragile. Riprendere in mano questo diario pieno di parole negative non potrebbe altro che buttarti ancora più giù. Alla fine questo diario non è altro che un'altra Silvia che ti è entrata talmente in testa che ha fatto tuoi i suoi pensieri. Sì, ma adesso lo riconosco. Quel diario è il simbolo del mio miglioramento e lo vorrei indietro. Questo tuo miglioramento, questa tua energia, questa tua nuova voglia di cambiamento potrebbero essere pericolosi. Ecco perché non voglio darti un altro strumento per farti del male. Ma per me avere questo diario sarebbe come avere il passato vicino a me, ma chiuso. Un libro chiuso su una scrivania. Ah, questo è il passato per te, un libro chiuso. Sì, penso di essere pronto ad affrontare il presente. Come la sensazione che tu voglia chiudere con una parte di te. In realtà, sì, voglio lasciare Silvia. Oggi me ne vado. E cosa succede dopo aver varcato quella soglia di casa? Vedi, Federico, vorrei capire perché tutta all'improvviso questa voglia, energia e non hai più la paura delle conseguenze, non hai più paura del presente. Noto una differenza importante da quando sei arrivato qua la prima volta e vorrei capire il perché di questa nuova forza. Dove pensi di trovare te stesso? Dov'è la tua destinazione? Con chi vuoi chiudere veramente? E dopo cosa succede? Avanti.